Nella vita si creano incredibili dinamiche, dinamiche che mettono al confronto le persone. C'è questo incontro di personalità, di caratteri, di anime che giorno dopo giorno si incrociano. È come se miriadi di destini si incontrassero per una atavica o ancestrale ragione. Ognuno di questi personaggi che noi incontriamo durante il giorno o nella vita ha un messaggio da portarci, così come noi siamo portatori di messaggi. Se ognuno di noi si impegnasse a vedere nell'altro l'utilità che può avere nella nostra vita, e anche specialmente quando queste persone sembrano negative per noi, sembrano che in qualche modo ci vogliano portare danno o che ci danneggiano, se noi riuscissimo a vedere che forse il proprio ruolo di queste persone è quello, attraverso questo atteggiamento apparentemente negativo nei nostri confronti, invece potrebbe avere un risvolto positivo, un risvolto che ci potrebbe portare a riconoscere magari quella parte di noi ombrosa che proiettiamo continuamente sugli altri, e dunque ci fa avere un atteggiamento scontroso, a volte anche di disagio. Quel disagio che noi sentiamo dentro quando incontriamo un certo tipo di persone. Ma pensateci, quella persona forse con quel suo carattere, con quel suo atteggiamento, con quella particolare dinamica, ha per noi un insegnamento. A volte proprio le persone che ci dicono le cose più negative forse sono quelle più sincere, più vere. Quell'attacco che apparentemente gratuito ci viene sferrato alla nostra personalità, al nostro essere, al nostro carattere, sembra come se facesse a pezzi la nostra struttura dell'ego. Ma se andiamo a riflettere un altro po' in profondità e andiamo dentro a quelle apparenti critiche, forse potremmo scoprire che in fondo è comunque una parte di noi che noi proiettiamo, una parte di noi che forse esterniamo in modo inconsapevole, e le persone che ci stanno intorno forse la percepiscono quella parte di noi che noi non percepiamo. Ed ecco allora che quando quella persona ci incrocia nella vita e ci mette davanti alle nostre parti oscure, noi diventiamo particolarmente negativi verso di esse. Li vorremmo scacciare, non li vorremmo vedere. Ma se ci pensiamo bene, proprio quelle persone sono quelle che ci possono dare quell'intuizione, ci possono dare quell'informazione che noi non siamo in grado di vedere, di elaborare, ma che forse è molto importante per noi. Io ogni giorno quando mi alzo mi sono imposto di mettere molta attenzione alle persone che mi circondano, alle parole che mi dicono, ai sguardi che mi rivolgono, perché so che ognuno di loro potrebbe essere un messaggero arrivato a me per aiutarmi nella mia evoluzione.